vino di qualità nasce da uve perfette che si ottengono partendo da un impianto impostato razionalmente. La potatura secca invernale è la prima operazione culturale che si svolge nel vigneto all'inizio di ogni annata. I viticoltori che puntano alla qualità intervengono sul vigneto fin dall'impostazione del tipo di allevamento e sulla gestione degli interventi invernali, valutando anche le conseguenze delle operazioni di potatura, anche per evitare il problema delle malattie del legno legate alle ferite da taglio. In base alla potatura noi possiamo indirizzare la produzione verso un alto livello qualitativo, quindi diminuire la resa per ettaro. Possiamo difendere la pianta dalle gelate perché possiamo adottare un sistema di potatura piuttosto che un altro, quindi la pergola nelle zone più fredde. Possiamo adottare un sistema di potatura più ricca in una zona, in un vigneto in cui vogliamo ottenere ad esempio una base spumante, in cui non ci interessi più di tanto la concentrazione zuccherina e la bassa acidità, ma anzi ci interessa il contrario, quindi elevata acidità, ombreggiamento. Quindi in quel caso lì userò una potatura più ricca. Se io ho fatto la potatura in maniera corretta, tutte le mie operazioni estive saranno agevolate e mi richiederanno minor tempo. Un tempo i potatori erano molto esperti, seppur fortemente ancorati alla tradizione. I viticoltori conoscevano le viti una per una e ricordavano i tagli praticati da un anno all'altro. Oggi le operazioni, anche a causa della carenza di manodopera, vengono spesso affidate a squadre di lavoratori che possono cambiare da un'annata all'altra e diventa perciò indispensabile seguire con attenzione i lavori per preservare uno sviluppo equilibrato delle piante. Il sistema di potatura sull'erbaluce è sempre stato a pergola e adesso comincia a fare qualcosa con io, almeno nella nostra zona. E come differenza di produzione a livello quantità, la pergola produce di più, però con tutti i sistemi di potatura verde e di potatura già secca sicuramente la maturazione è migliore. Se adesso si tengono tre capi a frutto corti, per dire, una volta si tenevano un capo, cioè un bel tralcio con magari tre capi a frutto, quindi la vite veniva sfruttata. Però veniva sfruttata, ma noi abbiamo ancora delle viti, come parlavamo anche prima, che hanno 90-100 anni, quindi questo sfruttamento, saranno stati altri tipi di portinetto o quant'altro, però sono ancora vive, quindi è uno sfruttamento, diciamo, positivo. Per iniziare a potare occorre attendere che siano sopravvenute le prime gelate, quindi che siano cadute tutte le foglie e quindi che la pianta abbia smesso di traslocare sostanze nutritive dalle parti verdi al ceppo. È meglio non potare in giornate troppo umide perché si può favorire la diffusione e la penetrazione di malattie del legno, ed è meglio non potare quando fa parecchio freddo, quindi se il ramo è parzialmente gelato, perché quando è gelato la forbice non fa un taglio netto ma fa dei piccoli strappi che sono, diciamo, dannosi per la pianta. Una buona potatura infatti assicura la longevità del vigneto e la qualità della produzione, aiutando il viticoltore a prevenire malattie del legno e anche lo sviluppo dei patogeni fungini che producono spore nel periodo invernale primaverile e che rappresentano un veicolo di infezioni successive per la pianta. Le malattie del legno hanno un impatto importante economicamente nel vigneto. Sono funghi che svernano nel terreno, nelle piante morte, e infettano le piante entrando dalle ferite di potatura. Quindi più la ferita è grande, più noi offriamo una porta d'entrata a questi funghi. Per quello che dicevo, bisogna cercare di limitare i tagli grossi. Nel caso in cui ci sia la necessità di farli, è opportuno proteggere questa ferita con del mastice, tipo quello che si usa sulle piante da frutta, magari disinfettato, aggiunto di sali di rame che sono antifungini. Qui stiamo potando una vite allevata a Guyot. Eliminiamo questo germoglio che cresce dal legno vecchio perché non è produttivo. Qui abbiamo lo sperone che abbiamo lasciato lo scorso anno, da cui si sono sviluppati due germogli molto vigorosi. Allora, lasciamo due gemme su questo più basso, che saranno lo sperone
quindi produrranno legno che sarà utilizzato nella potatura poi del prossimo anno. Questo germoglio, che è più lungo, sarà il nostro capafrutto, che verrà piegato poi sul filo e sarà il tralcio da cui si origineranno i germogli fruttiferi di quest'estate. Questa è la parte di legno vecchio che ha prodotto lo scorso anno e la eliminiamo. Lasciamo un pezzettino di moncone che, anche se è brutto esteticamente da vedere, servirà da tappo, in quanto la pianta tende come difesa naturale a produrre un cono di disseccamento che va verso l'interno, e questo disseccamento solitamente è pari al diametro del taglio. Quindi noi dobbiamo lasciare una distanza che sia almeno pari al diametro del taglio. Poi puliamo. Ecco, adesso abbiamo legato il capafrutto al filo. Servirà ancora un punto di legatura qui per evitare che sporga troppo verso l'interno del filare. Cambiato anche nel modo in cui le potature oggi sono fatte, con un certo sistema di, oltre la forbice normale, con la forbice elettrica, e si avanza del tempo. Con le forbici pneumatiche elettriche si calcola una riduzione del 15-20% del tempo di potatura. Le macchine prepotatrici per la potatura meccanica integrale sono adattate a forme di allevamento particolari, come il cordone speronato o il GDC, che in Piemonte, vuoi per caratteristiche di terreno, vuoi per caratteristiche culturali o di genetiche varietali, sono poco praticabili. Noi abbiamo il nebbiolo o l'erbaluce, che hanno fertilità basali basse, o anche il grignolino, hanno fertilità basali basse, quindi con una potatura a cordone speronato si avrebbe pochissima produzione, mentre altre varietà come il Barbera, ad esempio, potrebbero adattarsi bene a sistemi di potatura meccanizzata. Sul Guyot siamo sulle 60-80 ore potatura e stralciatura, sulla Pergola siamo sull'80-100, la potatura meccanizzata integrale con 3 ore ti fa 3-4 ore a ettaro, ti fa un cordone speronato. C'è poi sempre una rifinitura manuale che va a scegliere il germoglio, perché la potatura meccanizzata comunque uniforma a 10-15 cm tutti i germogli che trova. Però se io ho 15 germogli, e dato che la potatura è un intervento dell'uomo che decide quale carica gemmaria lasciare nel vigneto in funzione dell'obiettivo, se io di gemme, invece di volerne 30, ne voglio solo 15, dovrò scegliere quale germoglio lasciare, a che distanza e in che posizione.